Deputato Attaguile, perché questa proposta? Questa proposta è per riportare i tifosi allo stadio, in modo particolare a portarli nella vita della società sportiva. È giusto che i tifosi partecipino alla programmazione, vedano i bilanci, diano il proprio parere, anche se consultivo, alla programmazione fatta dalla società. Una società che non deve essere di proprietà privata assoluta, ma che il proprietario abbia non più del 30% delle azioni e che poi ci sia un azionariato popolare fatto dai tifosi, degli abbonati che devono partecipare con i loro rappresentanti alla vita attiva della società. Bisogna rilanciare il calcio quindi in questo momento che sembra un po' calato nel nostro paese? Certo, questo è anche un rilancio, oltretutto è anche un'attenzione ai bilanci, anche alla tracciabilità dei soldi che vengono spesi all'estero per comprare i giocatori che tante volte non hanno la tracciabilità e quindi ci sono delle ombre. E che è giusto invece che tutto sia chiaro e sia tutto nell'interesse della società e dei tifosi che amano i colori della propria società, che li sostengono e che non li vedono solo da un punto di vista di commercializzazione da parte dei proprietari.